I due ministri prendono atto che sono state rispettate le tre condizioni ritenute indispensabili dal governo con un decreto del 24 aprile e poi dal Parlamento con la legge 96 del 2017. Al fattoquotidiano.it risulta che almeno una di quelle condizioni non è stata rispettata. Ci sono solo 204 dei 700 milioni di euro ritenuti necessari per le GEB per la copertura del gigantesco contenzioso di circa 9 miliardi di euro accumulato nel corso degli anni. Tra accelerazioni improvvise, blocchi e ripartenze, l'incorporazione dell'ANAS nelle EFS resta sulle montagne russe. Sabato 23 dicembre i ministri del Tesoro e dei Trasporti, Pier Carlo Padoan e Graziano Del Rio, hanno firmato il decreto, presentato come decisivo per l'avvio delle operazioni finali. Il dado è tratto, ha commentato con enfasi Del Rio dopo mesi di incertezze. Con quel decreto i due ministri prendono atto che sono state rispettate le tre condizioni ritenute indispensabili dal governo con un decreto del 24 aprile e poi dal Parlamento con la legge 96 del 2017. Le tre condizioni sono queste: il perfezionamento del contratto di programma ANAS 2016-2020, l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, cioè che l'operazione sia a saldo zero per lo Stato, e infine l'acquisizione di una perizia giurata di stima sull'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio ANAS rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere. Al fattoquotidiano.it risulta che in particolare quest'ultima e decisiva condizione al momento non è stata rispettata. Mancano all'appello 500 dei 700 milioni di euro ritenuti necessari per legge dal governo e dal Parlamento per la copertura del gigantesco contenzioso di circa 9 miliardi di euro accumulato dall'ANAS nel corso degli anni con decine e decine di ditte. La vistosa differenza emerge dall'esito della seduta del 22 dicembre del CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. A pagina 2 del documento finale si parla di ANAS e si dice che il CIPE ha individuato le risorse eccedenti il fabbisogno dei lavori assegnati ad ANAS dallo stesso CIPE effettivamente disponibili per il piano di deflazione del contenzioso ANAS. Nelle righe seguenti si elencano quali sono e a quanto ammontano queste risorse: 63 milioni e 200 mila per l'annualità 2014, 63 milioni e 200 mila per il 2015, 38 milioni e 700 mila per il 2016 e 38 milioni e 700 mila per il 2017. In totale circa 204 milioni di euro. Rispetto ai 700 milioni previsti dalla legge per la copertura del contenzioso manca, appunto, mezzo miliardo di euro circa. Sentiti dal fattoquotidiano.it, i responsabili dell'ANAS non negano l'esistenza della differenza vistosa tra risorse disponibili e risorse necessarie, ma rimangono ugualmente ottimisti e fiduciosi che il mezzo miliardo di euro mancante possa venir fuori prima della conclusione dell'operazione. Dopo il decreto dei ministri del Tesoro e dei Trasporti, l'atto successivo dell'iter per l'incorporazione dell'ANAS nelle EFS dovrebbe essere la registrazione del decreto stesso da parte della Corte dei Conti. Ma c'è una contraddizione evidente tra il contenuto del decreto ministeriale che dichiara come rispettate le condizioni fissate dal legislatore e la realtà accertata dalla riunione del CIPE.